Lo spavento è un male peggiore del male medesimo. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, che anche oggi ascoltiamo gli insegnamenti di San Pio, che ci aiutano a crescere sempre di più nella vita spirituale. Vedete, non ci sono lunghe prediche di Padre Pio, assolutamente, non ci sono grandi discorsi. C'è il suo discorso dell'inaugurazione della Casa Sollievo, bellissimo, commovente, ma poi lui dava delle esortazioni, dei pensieri quotidiani che aiutavano a vivere alla giornata, alla presenza di Dio. Questo per lui era molto importante per i suoi figli spirituali. E oggi, 11 dicembre, dice: lo spavento è un male peggiore del male medesimo. Che cosa vuol dire questo? Siamo oggi pieni di paure, ognuno di noi ha paura, di ammalarsi, paura di uscire per la strada, paura di stringere la mano ad una persona per le malattie, paura di questo, paura di quell'altro, e ci spaventiamo, no? Ci spaventiamo. Ma sapete perché avviene questo? È brutto dirlo, ma perché non abbiamo più la speranza, perché abbiamo perso la fede. E diceva Padre Pio che noi saremmo vissuti in tempi tormentosi, dove la fede sarebbe stata proprio morta, tempi di morta fede, diceva lui, no? Ecco, invece noi, esortati da lui, dobbiamo riprenderci. No, non ci dobbiamo spaventare, no, guai a noi. Perché non ci dobbiamo spaventare? Non ci dobbiamo spaventare perché se noi abbiamo Dio nel cuore, se noi abbiamo Dio nella nostra vita, ma lui perché non si spaventava? Tutte le calunnie, mali, mali fisici, crocifissione, tutto quanto, non si spaventava perché? Perché aveva Dio. E quando noi abbiamo Dio nel cuore, quando noi partecipiamo alla messa quotidiana, quando noi riceviamo l'Eucaristia quotidiana, che riceviamo Gesù vivo e vero, la carne e il sangue di Gesù, ma di chi devo aver paura? Non devo aver paura di nessuno e non devo spaventarmi. Dice lui, lo spavento è un male peggiore del male medesimo, guai a noi. Come dicevo l'altro giorno, niente ti turbi, niente ti spaventi. Tutto passa, solo Dio basta, solo Dio resta. Niente ti spaventi, diceva Santa Teresa. Via lo spavento, non esiste. Per uno che ha Dio nel cuore, non esiste lo spavento. Dobbiamo andare sempre avanti e dobbiamo avere questa sicurezza che il Signore non ci abbandona. Padre Pio esortava molto a pregare l'angelo custode. Oggi pochi lo pregano l'angelo custode. Dobbiamo pregarlo questo angelo, perché ci è stato dato dall'Eterno Padre. Ce l'abbiamo a fianco, ci custodisce, cammina con noi, ci protegge. Quante volte ci ha protetto l'angelo custode e noi non ce ne siamo accorti. Ci ha protetto da un incidente, ci ha protetto da una tentazione, ci ha protetto da un'occasione cattiva, ma noi non ce ne siamo accorti. Ma è l'angelo custode. Padre Pio diceva spesso ai suoi figli spirituali: pregate il mio angelo custode e io ve lo mando. Ecco, Padre Pio ci manda il suo angelo custode perché ci ama, perché ci vuol bene. Sapete quanto piangeva per i suoi fratelli d'esilio? Chi erano questi fratelli d'esilio? Siamo noi. Lui aveva avuto una visione e prima dell'ordinazione sacerdotale, adesso non ricordo se la vigilia, dove il Signore le fece vedere una moltitudine immensa di persone, di figli spirituali, quelli che aveva e anche quelli futuri, e quelli futuri che saremmo stati noi, che oggi parliamo di Lui, lo amiamo e cerchiamo di vivere quello che Lui ha insegnato con i Suoi scritti. Ecco, lo dobbiamo ringraziare. È un gigante di santità. Pace e bene a tutti.